appena tornato da Parigi e vi devo raccontare un po' di cose. Quindi palestra, sono tornato qui e adesso a casa mi sono comprato il pollo, mezzo pollo ruspante, eccolo qua, con il fegato, c'è qui i fegatini, ma hanno dai due anzi dei fegati, e i cuoricini. Che facciamo? Voglio fare il pollo, lo sapete perché voglio fare il pollo alla cacciatora? Perché ieri sono stato in un posto dove ho mangiato bene, devo essere sincero, bene, e ho mangiato la terrina di foie gras, ho mangiato le patate buone, il purè fantastico, poi il pollo con la panna e la vaniglia. Buono lì per lì, ma non si può fare. Qua mi è rimasto. Stanotte mi sono girato non so quante volte. Allora, pollo alla cacciatora come lo si fa a casa Mariola. Pollo, ruspantello, poi ruspantello mezzo ruspante, poi cuoricini, fegato che mi piace, l'aglio, il peperoncino, le alicette, guardate, belle, guardate, stupende. Poi l'aceto di vino bianco, le olive denocciolate o anche con nocciole vanno bene, e un bel bicchiere di vino bianco. Poi rosmarino e salvia se la volete. Ok, sentite questa canzone, non ci lasceremo mai, vi assicuro non ci lasceremo mai. Padella bollente, calda, 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 calda come piace a noi. Adesso olio, l'olio, amico mio, caro Giorgio, Franci, fantastico, l'olio toscano qui in questa occasione è perfetto, o un olio della Sabina, quello che volete voi. Poi spicchietto d'aglio, così, tacchete, lo mettiamo così, e poi i pezzetti di pollo, guardate come ho fatti, piccoletti, ho fatti tagliare, si devono rosolare bene, beh, oh, non levate la pelle, che vedete, il pollo, non mi prendete quel pollo bianco slavato che se ne va l'osso così da crudo, un polletto ruspante. Allora, lo dobbiamo colorare bene, quindi forte, bello, arrabbiato sto fuoco. Allora, io oggi, quindi, mi è venuto in mente e ho detto, ritorno da Parigi con il pollo alla panna e la vaniglia, voglio mangiarmi il pollo che faceva mamma a casa, alla cacciatora, e questo è quello che stiamo facendo. Guardate, bello abbrustolito, guardate lì, così, bello. Levo l'aglio, adesso, vino bianco, fumo. Così pulisce anche il fondo della padella, guardate. Bello, 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 bello. Poi, mentre sfuma, io prendo un pezzetto d'aglio fresco, così. Lo ricordate come facciamo noi, no? Che lo schiacciamo tutto quanto. Eccolo qua. Poi, e metto qui dentro, vai. Poi, alicetta. Io ce la metto, io ce la morire. Qua, così. Mi dà un po' pure di sapore, così. Bella, questo è proprio il peperoncino, mi piacciono tanto. Poi, peperoncino ancora, eccolo qua. Qua, bello, piccantino, come fa mamma. Perfetto. Poi, vado con rosmarino, mi piace da morire. Dà quel senso di freschezza stupendo. Sale, non esagerate, però lo mettete subito, lo mettete. Bello, così. Mescolatina, guardate qua, guardate che robetta, aceto, adesso rilassiamoci, calmiamoci un pochettino, abbassiamo il fuoco, così, così, aggiungo un pochissima acqua, così, Papic, fai delle musiche fantastiche. È stupendo, questo poi cocktail martino è eccezionale. Guarda, adesso vi faccio ripartire il bollore, metto il coperchio e io voglio la fine, come la voglio il finale di questo piatto, lo voglio vedere con l'olietto, il fondino del pollo, proprio come i vecchi arrosti che si fanno in casa. Coperchio, e quanto tempo? 40 minuti e è pronto il nostro pollo alla cacciatora. All'ultimo metto le olive, vai. Sono passati 20 minuti, mi sono dimenticato di una cosa. A 20 minuti aggiungete, io, perché a casa mia, a casa mia non si butta niente, perché soprattutto la roba è buona, metto i fegatini del pollo, quelli che mi ha dato il macellaio, perché mezzo pollo, o mi prendevo la testa o prendevo i fegatini, non so i fegatini. Quindi mescolo, bene, faccio bene il sapore, guardate già intanto, oh, guardate che cremetta, che spettacolo.
e fra 20 minuti è pronto tutto. Ma sapete che faccio? Mi do il pensiero, aggiungo pure le olive, così, olive qua, abbondanti, buone. Io uso quelle là, diciamo, conservate sott'olio, mi piacciono da morire, le nocciolate, così non abbiamo problemi. E adesso abbasso di nuovo, così, coperchio. Mi raccomando, io aggiungo i fegatelli, se a voi non vi piacciono non li mettete, ok? Ci vediamo fra 20 minuti. Siete pronti? Be mai, non cambi mai. Allora, guardate qui, ho messo il piatto così bello ampio perché vi voglio far vedere proprio quello che desideravo fare. Adesso lo vedete, eh? Faccio con le pinze solo per fare una cosa più ordinata. Poi guardate qua, spengo, vedete qua sto fondino bello ricco d'olio, guardate qua, guardate qua, guardate qua, ma che spettacolo è, eh? Guardate qua, guardate che spettacolo, cioè mi sto commuovendo. Fermi, mi sono portato il pane da Parigi, guardate che bel pane, buonissimo, il pane lo fanno bene, eh? Metto qua, perché io mi ci voglio mettere adesso queste cosette che poi accompagno con tutte queste, vedo, intingo, faccio, bagno. Allora, a me mi fa impazzire questo pezzo qua, questo. Allora, ricordate sempre una cosa, che gli arrosti sono buoni riscaldati, cioè fatti raffreddare bene, che si insaporiscono tutta quanta questo condimento e poi ce li mangiamo, ce li riscaldiamo e ce li mangiamo. Vado, eh. Buonissimo, cotto bene, saporito. Quindi, amici miei, fate tante belle cose, francesi miei, però mettiamo a stavallare per tutto. Noi abbiamo il pollo buono, due ingredienti buoni, e meglio il pollo cacciatore. Mi raccomando, fatelo, buonissimo. Per domenica, fate domenica questo qua. Bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.